Ciao. Ero già lì prima. Hai visto che bello che è? Cos'è poi? La statuina fatta in ferro di... Quando ha fatto la statua? Tuo, bene, ma suo. Bello. Ma quanta gente c'è questa? Bello molto. Ce n'è ancora poco. Cos'è, cos'è questo qui? Cos'è che è? Siamo noi due? Sì. Aspetta che devo mettere. Digli, Dani, dagli che ti... I due suonatori. Per cui un altro anno il decennale noi sicuramente ci saremo. Speriamo. Speriamo, sicuramente. È un'edizione importante perché, come sempre, noi cerchiamo, devo dire che questa festa è bellissima perché tutto il paese si mobilita per migliorare il paese stesso. E questo è veramente il primo momento di comunione, comunità, che è importante per noi. Prima ci riuniamo tra di noi, poi arrivate voi e noi vi consideriamo parte di noi quando siete qua. E facciamo il meglio per ospitarvi, fate conto di essere, sapete, quando voi arriva un ospite si fa il possibile, noi... E per me invece che la tua, vabbè, abbiamo fatto il possibile per accogliervi nel migliore dei modi. La prima cosa importante è avere aia per aia seguendo i suonatori, prima i suonatori, poi le persone, questo dico norma di... Così di stiamo tutti insieme, poi sappiamo che ci sono i bambini e quant'altro. Poi abbiamo dedicato un'aia ai bambini e vorremmo che loro in quel momento, quando arriviamo lì, lo diremo dov'è, che fossero loro i primi ad arrivare, se ci sono dei bambini. Per la festa di quest'anno, tanto una cosa, tutelare i nostri prodotti, perché purtroppo, sapete, ormai nel mondo della comunicazione dell'immagine, quello che era tuo sparisce o non è più tuo. Allora abbiamo ritenuto importante, noi abbiamo un piatto proprio tipico di cereali che chiamano pen, che poi qualcuno chiama pinoli, qualcun altro. Abbiamo investito risorse per avere una denominazione di origine comunale su questo prodotto e poi lo vorremmo fare anche per le fagiolane, che è un altro prodotto tipico del nostro territorio. E questo, voglio dire, è chiaro che anche questo ha il suo costo, però ci sembrava utile per migliorare il nostro paese, poi vedrete che abbiamo fatto altre cose, cercare di tutelare l'identità, no? Le cose che ci caratterizzano. Vedrete che avremo fatto anche un percorso, chiamo qua Bertuzzi, poi appunto sì, magari si può... Comune non funziona molto. Va bene, non è un problema. Che tra l'altro quest'anno è andata alla Biennale di Venezia, per cui io gli ho parlato prima, lui se mai poi i prezzi debito. E è stato molto collaborativo e abbiamo proprio fatto un percorso artistico con le sue opere per vedere quella che era la vita contadina che non c'è più. Generosità, Lagorio. Grazie sindaco. Io mi chiamo Riccardo Lagorio e avendo avuto il privilegio di conoscere e di collaborare con Luigi Veronelli, che probabilmente la prima vera trasmissione che parlava di cibo in Italia, forse l'ultima vera trasmissione che parlava di cibo in Italia, al di là delle stupide veline che fanno sempre vedere a produrre i soliti ravioli e poco altro. Ecco, insieme a Luigi Veronelli l'idea fu che... Thank you.
grazie.